Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 29 gennaio curate dalla nostra redazione. Il 27 gennaio personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Nicosia, diretto dal commissario capo, dottor Giovanni Martino, ha denunciato in stato di libertà un uomo per furto di energia idrica ai danni di un istituto di credito nicosiano, notando come l'importo relativo ai consumi idrici si fosse improvvisamente ed ingiustificatamente quadruplicato. L'istituto di credito ha presentato denuncia presso il commissariato di Nicosia. Gli investigatori hanno accertato così come l'uomo si fosse abusivamente allacciato alla rete idrica, appropriandosi indebitamente delle riserve idriche di una cisterna, cisterna che veniva puntualmente rifornita, imputandone i costi in capo all'istituto bancario. Sono in corso ulteriori verifiche al fine di accertare eventuali ulteriori allacci abusivi sulla rete idrica. Arrivano buone notizie da Palermo da parte della Sesta Commissione all'ARS Servizi Sociali e Sanitari con la risoluzione numero 54, atto di indirizzo in relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP e dopo aver visionato il decreto dell'assessorato per la salute del 14 gennaio 2015, riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione Siciliana e le deliberazioni delle ASP concernenti l'adozione dei rispettivi atti aziendali trasmessi alla Sesta Commissione, ha ritenuto necessario manifestare un atto di indirizzo che impegni il Governo regionale, ovvero il Presidente della Regione e l'Assessore regionale per la Salute, a voler assicurare la dotazione organica e strumentale diretta a garantire sin da subito il funzionamento della rianimazione presso l'ospedale Basilotta di Nicosia, al fine di assicurare anche la sicurezza del punto nascita all'interno di un presidio di zona disagiata. Un'ottima notizia ed un primo passo che impegna il governo regionale a mettere in atto tutte le azioni affinché al più presto l'ospedale di Nicosia sia dotato di questo fondamentale reparto. Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia, alla Segretaria Comunale e dai Presidenti delle quattro commissioni consigliari permanenti, due consiglieri comunali, Filippo Giacobbe e Francesco Lagigli, hanno comunicato la volontà di costituire il gruppo consigliare di Forza Italia. Il capogruppo di Forza Italia è il consigliere Filippo Giacobbe. I due consiglieri sono stati eletti in liste diverse, Filippo Giacobbe nella lista Uniti per Nicosia, che sosteneva il candidato sindaco Renato Mancuso, mentre il consigliere Francesco Lagiglia è stato eletto nella lista UDC, che sosteneva il candidato sindaco Nino Montaperto. Dal punto di vista degli equilibri tra maggioranza e opposizione non cambia nulla. I due consiglieri fanno parte della minoranza in consiglio e con la costituzione del nuovo gruppo continueranno su questa linea politica. La scorsa settimana si è tenuta ad Enna, presso l'Hotel Garden, una riunione con i vertici provinciali di Forza Italia, alla presenza del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. In quella sede era nata l'esigenza di ricostituire sul territorio i gruppi consigliari di Forza Italia, appello che a Nicosia è stato prontamente raccolto. Convocata dal Presidente del Consiglio Alfio Giachino per martedì 1 febbraio alle ore 19 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale la seduta del consesso civico di Troina. 9 i punti all'ordine del giorno su cui saranno richiamati a discutere i consiglieri, tra i quali l'approvazione del regolamento comunale per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare che saranno erogati tramite voucher e l'adesione del Comune alla strategia rifiuti zero in materia di raccolta, trasporto, smaltimento e riciclaggio della spazzatura. Oltre alle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale, dovranno inoltre essere approvate le normative sulla celebrazione dei matrimoni civili e sull'istituzione del servizio anagrafe che consegna dei certificati a domicilio. Si parlerà anche della Convenzione Quadro del Patto di Fiume Simeto e dell'adesione all'Associazione Borghi Autentici d'Italia. Infine, si discuterà della richiesta di un migliore servizio di trasmissione televisiva in vista dell'inserimento del canone sulla bolletta elettrica che sarà trasmessa al Governo e al Parlamento. Nel pomeriggio del 27 gennaio e per tutta la sera si è aperta una falla nel sistema fognario di Via Calvario. La situazione si sta aggravando in quanto i rivoli maleodoranti si stanno riversando nella vicina Via Vittorio Emanuele. È un problema che puntualmente si presenta da 4 anni. Gli abitanti della zona più volte hanno segnalato questo tipo di guasti, ma a parte la pulizia della zona non sono stati fatti interventi per riparare definitivamente il guasto. Da questa mattina un lungo fiumiciattolo ha invaso la strada e con il tempo sta diventando sempre più maleodorante. Gli abitanti della zona hanno subito allertato l'ufficio tecnico comunale, ma per questo tipo di interventi la competenza è di Acqua Enna. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it.
Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.